Questo è uno di quei classici colpi di fronte ai quali esclami: che Godin ad un passo dal Cagliari sembra essere ormai fatta, tutte le carte sembrano essere scoperte. Giocherà nella linea 4 di Di Francesco il prossimo anno, ma già tra qualche giorno potrebbe essere inserito in rosa ed allenarsi con la squadra di Eusebio. Un grande colpo per il Cagliari, un affare per me insensato se lo guardiamo dalla prospettiva dell'Inter, perché è vero, è arrivato Kolarov che può fare il centrale a 3, che può fare anche l'esterno a sinistra e a centrocampo, è un po' duttile, però diciamo che l'Inter, considerando che dovrà andare avanti in Champions, dovrà andare avanti in Coppa Italia, dovrà comunque avere e avrà sicuramente impegni importanti in campionato fino alla fine, perché comunque l'Inter parte con l'obiettivo di cercare di togliere lo scettro di campione d'Italia alla Juve. Mi aspettavo che Godin fosse tenuto, venisse tenuto, perché comunque è uno d'esperienza, è uno che può servire tanto, è uno che può fare comunque da maestro quasi a Bastoni, che sta andando molto bene. Skriniar ha un po' deluso nella linea 3 di Conte. Godin invece è stato un crescendo, non era partito benissimo, infortuni, brutte prestazioni, poi però nel finale andava sempre meglio, anche in finale di Europa League ha fatto una buona partita, nonostante una difesa un po' ballerina dell'Inter, ha fatto anche un bel gol. Sicuramente in quelle partite Godin è perfetto, perché è un esperto, è uno che le ha giocate quelle gare con l'Atletico, è uno forte, è uno esperto, è uno molto molto bravo, che secondo me l'Inter doveva tenere quantomeno un altro anno. Non mi aspettavo una cessione così improvvisa, anche perché diciamo che bene o male è stato un titolare, la linea 3 titolare dell'Inter quest'anno è stata di fatto De Vrij, Godin e Bastoni, poi Skriniar ha giocato soprattutto nella prima parte, nella seconda molto molto meno, un po' per dei problemi fisici, un po' per una non idoneità tattica con il 3-5-2 di Conte. Kolarov sicuramente un ottimo affare per l'Inter, ve l'ho detto, può giocare centrale e può giocare esterno, può giocare un po' dappertutto, però Godin io lo avrei tenuto in ogni caso. Per Di Francesco è un colpo da 10 e lode, proprio Di Francesco aveva chiesto Kolarov per rinforzare la difesa, un po' è diverso, ovviamente i profili sono diversi, Kolarov è più un esterno, un terzino, Godin è un centrale puro, veramente puro, però diciamo che è comunque un colpo esperto che rinforza una difesa che d'esperienza ne ha bisogno. Tra Inter e Cagliari sembrava potesse andare in porto anche l'affare Nainggolan, invece ieri Giulini ha smentito tutto, ha detto che Nainggolan rimarrà all'Inter, Marotta e Conte lo vogliono tenere a Milano ad Appiano Gentile, perché ovviamente verrà reintegrato in rosa e farà di nuovo parte del progetto Inter. Però Godin parte, Godin potrebbe prendere un volo per la Sardegna già nelle prossime ore. Grandissimo colpo nel Cagliari, colpo per il momento per me insensato da parte dell'Inter. Non capisco, a meno che non arrivi un super difensore nelle ultime ore, lo ritengo un colpo per me insufficiente da parte dell'Inter, perché comunque era uno che poteva fare comodo, era uno che bene o male ha giocato tanto, ha giocato bene quando ha giocato, idoneo alla difesa 3 di Conte. Non lo capisco, un fulmine a ciel sereno, veramente una cessione improvvisa che mi ha lasciato veramente di stucco. E il che dell'inizio del video ve lo testimonia. Il video è finito qui, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Vi ricordo anche che sarei molto 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 contento qualora lo faceste. Ciao!